Flash mob di Fiom, Film e Wilm questa mattina a Teramo per protestare contro l'inerzia della politica, delle istituzioni e delle aziende di fronte alla tragica statistica sulle morti bianche, ultima quella di Tonino Fanesi qualche giorno fa presso la metallurgica abruzzese. Il corteo, partito da Corso San Giorgio, ha poi raggiunto Piazza Martiri, dove i segretari provinciali dei sindacati di categoria hanno chiesto a gran voce per l'ennesima volta più tutela per i lavoratori e maggior sicurezza durante le ore di lavoro per fermare una vera e propria mattanza. Siamo in Piazza Martiri, abbiamo appena terminato il corteo di questo e abbiamo terminato il flash mob, un modo per dire a tutti che continuiamo ad assistere alle morti sul lavoro nel silenzio assordante purtroppo di istituzioni e politica e anche delle imprese. All'indomani dell'infortunio mortale che ha colpito Tonino c'è stata un'ampia risposta allo sciopero che abbiamo proclamato come sigle di settore. C'è stata anche una grande risposta alla partecipazione del flash mob e questo ci consente di capire che oltre alla ragione abbiamo la forza e questa forza la continueremo a incanalare per pungolare le istituzioni, le imprese, la politica, le istituzioni per continuare e per vigilare, per monitorare quella che è la condizione nelle nostre fabbriche. È necessario terminare, finire questo bollettino di guerra continuo. Continuiamo a contare 3 morti sul lavoro, fino ad oggi sono quasi 600 i morti sul lavoro ed è il momento di dire basta. E questo è un tema su cui sono certa i sindacati non molleranno, come non hanno mai mollato, su cui stanno lavorando ormai da anni, da quando ci siamo resi conto che purtroppo è un numero che non torna indietro ma bensì aumenta. No, è necessario dire che questo è un infortunio, l'incidente ha con sé una fatalità. E basta parlare di fatalità, perché i sistemi di sicurezza ci devono essere per coprire tutto, per qualsiasi cosa. Se non funziona un sistema di sicurezza significa che il macchinario si deve fermare. Paradossalmente anche per un errore si deve attivare il sistema di sicurezza, altrimenti a che cosa servirebbe il sistema di sicurezza? In questo caso insomma quello che chiediamo è che la giustizia faccia immediatamente il suo corso, che ci dica esattamente quali sono le dinamiche. Lo dobbiamo a Tonino, lo dobbiamo a Luana, lo dobbiamo a Lorenzo, lo dobbiamo a tutti i lavoratori che oggi sono qui e che sono nelle nostre fabbriche, per dirgli guardate potete andare a lavorare tranquillamente perché a casa ci tornate, cosa che purtroppo oggi nessuno è in grado di dire.